Eccoci qua. Allora, siamo in partenza? Allora, siamo in partenza per Forte. Abbiamo passato tre belle giornate qui a Corbara, sulla spiaggia del camping Le Brodi. Facciamo questi 60 km e vediamo un po' come si mette. Va bene. Ok, via. Ciao. Ok, ed eccoci di nuovo in viaggio verso Corte. Come arriviamo a Corte, parcheggiamo appena fuori il paese e qui incontriamo la fantasia tedesca, cosa che ci fa veramente invidia, perché in Italia diventerebbe problematico immatricolare un mezzo del genere. Bene, dopo aver chiesto informazioni sul percorso per poter arrivare su a Corte, ci incamminiamo insieme agli altri turisti. Una curiosità, qui gli asili sono strapieni, chissà come mai. Per arrivare a Corte dobbiamo attraversare un fiumiciattolo che è attraversato da un ponte sospeso da funi, molto interessante. Ed eccoci arrivati a Corte. Questa è la piazza dove c'è il monumento a Pasquale De Paoli. Pasquale De Paoli è stato un politico militare e generale corso, considerato da esponenti del nazionalismo corso come il padre della patria. Siamo corsi per nascita e sentimenti, ma prima di tutto ci sentiamo italiani per lingua, costumi e tradizioni. E tutti gli italiani sono fratelli e solidari davanti alla storia e davanti a Dio. Una curiosità. I buchi che ci sono su questa facciata sono i buchi dei proiettili dei moschetti dei genovesi in una battaglia del 1700 e sono stati lasciati apposta a ricordo di quella battaglia. Praticamente un monumento storico. E adesso comincia la salita per andare su alla cittadella. Perlomeno speriamo di raggiungere il punto più alto possibile per poter ammirare il paesaggio. Nel frattempo ci incamminiamo dentro il centro storico di Corte, che è molto caratteristico. Fra l'altro ci sono dei negozietti che sono molto, come dire, molto corsi. Arrivati sul belvedere, lo spettacolo che ci si presenta è veramente mozzafiato. Purtroppo non abbiamo potuto visitare l'interno della fortificazione perché combinazione quella giornata era chiusa. Però, nonostante tutto, sul belvedere, sulla terrazza in cima del belvedere, lo spettacolo è veramente mozzafiato. Da lì si domina tutta la valle. Bene, e dopo tutta questa fatica appagante è arrivato il momento di ritornare verso il camper e riprendere il viaggio. Allora, abbiamo visitato Corte. Ora mangiamo al ristorante, al camper, e poi ci dirigiamo verso Galleria, dove andiamo a fare un bagno che oggi penso proprio che ci sta. Ed eccoci qua di nuovo in viaggio. Ora noi ci spostiamo dal centro della Corsica fino alla costa orientale e ci fermiamo a Galleria. A Galleria qui ho trovato un bel parcheggio proprio a pochi metri dal mare e devo dire la verità, mi sento abbastanza fortunato, anche perché il periodo forse che ho scelto è quello giusto. Praticamente si può parcheggiare un po' dove si vuole.
Tra l'altro, in questo posto qua ci sono dei ristorantini proprio sul mare e fanno anche da bar, quindi prendere un aperitivo la sera così sul mare è, devo dire la verità, è una come posso dire, una sensazione di vacanza, proprio ti fa sentire in vacanza. Come al solito, alla mattina, appena sveglio, la prima cosa che faccio è buttarmi in acqua. Ah, che bello! Artisticamente ispirata, forse sarà l'ambiente che la ispira.